c'è il tempo del dolore, del ricordo, ma anche quello della speranza e della rinascita, e bisogna guardare al futuro, e con questo intento è nato 18 anni fa il concorso nazionale I colori della vita. Tutta la comunità di San Giuliano di Puglia, e non solo, ha sempre ricordato il terremoto del 2002, mettendo al centro i sentimenti e le azioni dell'uomo a sostegno della salvaguardia della vita di ogni individuo, e con il tema scelto quest'anno si è voluto lanciare un monito propositivo per il rispetto al valore della vita umana, respirare la pace. Parlare e confrontarsi sono aspetti della vita quotidiana spesso sottovalutati, ma utili strumenti per risolvere i problemi. Attraverso il dialogo e l'ascolto possiamo cogliere i disagi e i bisogni dell'altro. Tutti gli studenti che vorranno partecipare dovranno inviare l'elaborato entro il 21 marzo 2023. Fate respirare alle giovani generazioni l'aria sana della pace e non quella inquinata della guerra e dell'Angelus del 2 ottobre 2022 proprio di Papa Francesco. E questo è un po' il tema bello che viene a consacrare il valore del respiro, dell'aria pulita, della vita in generale, del mondo che ha bisogno di aria pulita, ma che è legato alle problematiche che stiamo vivendo proprio in questi tempi della guerra, della fame, della povertà. Ecco, si aggiunge questo particolare che in fondo dovrebbe darci la possibilità anche attraverso un concorso di educare le giovani generazioni al valore della fraternità universale, che è il tema che Papa Francesco sottolinea da quando è Papa fino ad oggi. Possono partecipare tutti gli ordini di scuola, dall'infanzia alle scuole superiori, quindi tutti gli ordini, infanzia, primaria, secondaria di primo grado e scuole superiori. Ci sono varie sezioni, dalle opere diciamo artistiche, anche il fumetto, alle opere musicali, alle poesie. Queste sono praticamente le opere con cui possono partecipare i ragazzi al nostro concorso. Dare un'impronta colorata dopo quello che periodi bui che si è passato qui a San Giuliano, è giusto che uno ridia colori per un futuro. Infatti proprio come amministrazione abbiamo fatto un'installazione in piazza 31 ottobre di tutte le 17 edizioni dei colori della vita, quindi abbiamo fatto un'installazione fotografica.